La Maria, la prima volta che io la vidi alla casa di risveglio, mi disse ciao Massimo. E io mi girai, o perché non l'avevo riconosciuta io, e disse ma non ti conosco. Sei... E lei mi disse cosa ero, cosa non ero, ed era più informata, lei di me. E sembrava la mia mamma. Casa di risveglio abbiamo avuto almeno 370 storie, di cui non ti posso elencare tutti i nomi, ma se adesso facessi uno sforzo te ne potrei elencare sicuramente qualche centinaio, forse 100, forse 200, perché li ho davvero nel cuore. Frate asino a Bologna per incontrare delle persone speciali, gli amici di Luca. La giornata nazionale dei risvegli è arrivata alla 20ª edizione e soprattutto vogliamo incontrare Maria Vaccaro, la mamma di Luca. Luca è stato mio figlio, è tuttora il mio figlio ragazzino che ha vissuto con me, con Fulvio, suo papà, per 15 anni. Poi affrontò un piccolo intervento chirurgico che doveva essere risolutivo di una problematica lieve che aveva, che doveva essere di banale routine, come era stato definito, ebbe una complicanza ed entrò in coma il 10 febbraio 1997, questo accadde. Luca era stato un ragazzino normale, vivace, ironico, e io dico che da quando è andato in coma, e purtroppo ci è rimasto parecchi mesi, Luca è riuscito a tirar fuori ancora quell'ironia, quella grinta e, se vogliamo pur dire, quell'intelligenza che gli era propria. È stato in silenzio tanti mesi, 11 mesi, non ha più potuto parlare. Mandava dei piccolissimi segni che io cercavo di interpretare nella sua immobilità, fino a quando un certo giorno ci dimostrò che qualcosa passava fra noi e lui, anche nella sua immobilità. E quindi Luca è stato veramente con noi quei primi 15 anni, ma anche questi ultimi 11 mesi, durante i quali poi ha compiuto i 16 anni, in un modo molto tangibile, molto forte, per cui ancora adesso noi continuiamo a realizzare questo grosso progetto della Casa dei Risvegli con Luca, per Luca e con Luca. Qual è il prossimo traguardo degli amici di Luca, ora che anche l'Europa è coinvolta? Ma mi verrebbe da dire anche altre 20 giornate dei risvegli, ma dato anche il dato anagrafico, diciamo che abbiamo seminato molto e devo dire che molta gente ci segue, loro saranno a dover continuare il cammino. Comunque in ogni caso 20 giornate dei risvegli sono tante, perché da quando abbiamo cominciato ad oggi è cambiato molto. Cioè, oggi il coma si affronta con più speranza, con più cognizione di causa, con maggiori risorse scientifiche, con un approccio diverso. Noi abbiamo introdotto il tema della famiglia, la famiglia non subalterna, ma una famiglia consapevole, formata,
che è in grado di dialogare con i medici con la sua competenza, che conosce il proprio caro e quindi sa meglio di ogni altro qual è la condizione di questa persona. Non è un medico, però può dialogare con i medici. La parola risveglio all'inizio era effettivamente un risveglio, perché si aspettava il risveglio di Luca, si desiderava il risveglio di Luca. Quando Luca non ci fu più, perché quel mattino non si svegliò, perché Luca se n'è andato nel sonno, il risveglio per fortuna è venuto a galla soprattutto nelle nostre coscienze, di noi che eravamo stati prescelti dal destino a essere coloro che rimanevano ancora qui a vivere e quindi a mettere in atto un risveglio che doveva essere delle nostre volontà, delle nostre capacità, della nostra esperienza che avevamo fatto con Luca. Molto presto però, pochi mesi dopo, quando nacque l'idea di fare una casa del risveglio, ci fu consigliato da un grande professore dell'Università di Bologna, il professor Andrea Canevaro, di chiamare quel luogo Casa dei Risvegli al plurale, perché lì non bisognava equivocare, non ci doveva essere solo il risveglio di chi è in coma, ma anche il risveglio di tutte le volontà, di tutte le capacità, di tutte le idee, di tutte le energie. Allora anche oggi, qui in questa grande via di Bologna, vogliamo mettere insieme i risvegli di tutte le nostre capacità. Una delle cose che più temiamo tutti è proprio la perdita della coscienza. Io non mi ero mai messo a pensare, era una cosa fuori dal mondo per me. La perdita è molto forte e quello che è ancora più forte ed è quasi disastroso, non farò intendere, è il recupero. Perché io, che ho 65 anni, a 63 anni ho dovuto riprendere a fare certe cose ricominciando da zero, ricominciare a camminare, cioè piccole cose, ricominciare a ricordare che cosa hai mangiato, a mangiare da solo, cioè cose le più sciocche che tu fai a occhi chiusi, non ci pensi, le devi ricominciare e non è la cosa più semplice, è una cosa difficilissima. Noi abbiamo fatto un po' fatica all'inizio a farci capire dai medici, ma perché la condizione di Luca, che ebbe un'operazione che non andò bene, ci proiettò subito in una condizione difficile rispetto ai medici che non ci davano alcuna speranza. Ecco, contro questa, diciamo, condizione, contro questa categoria, parte di categoria, abbiamo scoperto invece un'altra categoria di medici illuminati che insieme a noi hanno fatto un percorso molto interessante. Quindi diciamo che abbiamo imparato molto e gli altri hanno imparato da noi. Quindi insomma c'è stata una reciproca alleanza terapeutica, un reciproco mescolamento, un'osmosi, no, di competenze tra chi sa di coma, i medici, e chi vive il coma, la famiglia. Eravamo genitori disinformati e eravamo genitori che non potevano dialogare, molto subalterni, quasi con una sudditanza psicologica rispetto ai medici. Oggi bisogna dire che le famiglie hanno una consapevolezza. Ecco, noi le formiamo, facciamo sì che possano avere gli strumenti per trattare questa condizione anche quando sono a casa. Ognuno di noi dovrebbe andare a parlare del proprio vissuto personale. Io credo che nel momento in cui il mio rapporto con Luca si è fatto così silenzioso, perché non c'era più appunto il verbale per comunicare fra noi,
non c'era più l'espressività del volto, non c'era più il movimento, allora abbiamo trovato un altro livello di comunicazione che era veramente quello più dello spirito, del nostro amore che ci legava, dell'amore che ci legava non solamente io, lui, suo padre, ma un affetto che è nato praticamente e si è fortificato in tante altre persone che l'avevano conosciuto, che gli volevano bene e che in quei mesi di grande immobilità e di grande silenzio hanno ancora di più messo in moto un'energia grande, grande, grande con la sua energia che apparentemente era spenta, ma invece era al massimo della sua forza. Quanti nella casa dei risvegli hai visto riaprire gli occhi? È arrivata Serena dalla casa dei risvegli. Eccola, in diretta. Anche abbiamo in Serena. In diretta. Che ciao bello. Serena. Raccontaci la storia di Serena. Serena non si ferma davanti a niente con la sua mamma. Oggi hanno preso per la terza volta da quando sono a Bologna l'autobus da sole e sono venute in centro. Brave. Brava Serena, brava Nicoletta.